non ha una forma sferica e non è sempre stata blu. Al suo interno c'è oro, ma la superficie è coperta di virus. Di cosa sto parlando? Beh, sai, del posto che anche tu chiami casa. No, non il tuo appartamento. La casa di noi tutti, il pianeta Terra. Un pianeta pieno di strani e affascinanti misteri da scoprire. I giorni si stanno allungando. A causa dell'influsso della Luna sulla rotazione terrestre, il nostro pianeta sta pian piano rallentando. E quando dico piano, dico davvero. Si parla di 17 millisecondi ogni 100 anni. In pratica, occorreranno 140 milioni di anni prima che una giornata terrestre possa durare un'ora in più. Però, questo significa anche che all'epoca dei dinosauri una giornata durava solo 23 ore. Viviamo accanto a una mega luna. Grande circa un quarto della Terra, la nostra Luna è davvero gigantesca in termini di satelliti naturali. E la nostra situazione è praticamente unica all'interno del Sistema Solare. Plutone ha una Luna di circa la metà delle sue dimensioni, tanto da poter parlare di due pianetini gemelli. Però, tra le oltre 150 Lune del nostro Sistema Solare, la nostra è la quinta più grande in assoluto. Nuvole di uccelli. Alcune specie di uccelli, come gli storni, quando cercano luoghi in cui riposarsi, si raggruppano fino a formare vere e proprie nuvole viventi. Il più grande stormo mai registrato conteneva circa 6 milioni di uccelli. Incredibilmente, quando volano in gruppo, gli storni non si scontrano mai tra di loro, perché ciascun esemplare si sincronizza solo con i 6 o 7 compagni più vicini. Come riescano a sincronizzarsi tra di loro in questo modo è ancora un mistero per gli scienziati. La Terra non è affatto una sfera. Isaac Newton fu il primo a capire che la Terra non era di forma sferica, già nel 1687. Come molte altre sue intuizioni, anche questa si rivelò esatta. La Terra somiglia più che altro a un pallone schiacciato in alto e in basso, con la parte centrale più rigonfia. Un po' come me. Certo, si parla di un'irregolarità di appena 21 km, quindi diciamo la pancia della Terra non è poi così grande, date le sue dimensioni. Questa forma così insolita è causata dal moto di rotazione del pianeta. E a proposito, ruotiamo tutti a velocità diverse. Immagina qualcuno che fa ruotare sulla punta del dito una palla da basket. Il punto più vicino al centro della palla impiega più tempo per compiere una rotazione completa rispetto al punto che poggia sul dito. Allo stesso modo ruota il nostro pianeta. Ad esempio, in qualsiasi punto dell'Africa centrale, la velocità di rotazione è di circa 1600 km/h. Al polo sud, invece, il pianeta è praticamente fermo. Nel frattempo, tutti quanti veniamo condotti nello spazio molto velocemente. Il pianeta ruota attorno al Sole a ben 108.000 km/h. Yuhuu! L'Antartide è un deserto. Ogni luogo dove le precipitazioni sono scarse o quasi assenti è considerato un deserto. L'entroterra dell'Antartide riceve appena 50 millilitri di precipitazioni in un anno. E visto che è grande quanto gli USA e il Messico messi insieme, possiamo dire che l'Antartide è in realtà il più vasto deserto del mondo. La gravità non è uguale dappertutto. Tutte le rocce, i metalli e gli altri minerali di cui il nostro pianeta è composto sono più presenti in certi punti della Terra, meno in altri. Questo comporta strani effetti. Ad esempio, la gravità varia leggermente a seconda di dove ci troviamo. Il tuo peso si riduce di circa lo 0,5% se ti trovi all'equatore, rispetto ai due poli. Significa una differenza di meno di mezzo chilo. Anche l'altitudine può provocare lo stesso effetto. In pratica, sulla cima dell'Everest, peseresti un po' meno. Ma non guardare giù! La Terra era di colore viola prima di diventare verde e blu. Secondo una teoria scientifica, esisteva una sostanza prodotta da certi microbi, prima ancora che la clorofilla, la sostanza che rende verdi le piante, comparisse sulla Terra. Quell'antica sostanza rifletteva la luce solare in tonalità rossastre, viola o color porpora. Quindi è possibile che l'ancora giovane pianeta Terra sia stato di colore viola, prima di trasformarsi nel paradiso verde che conosciamo. L'essere vivente più resistente sulla Terra è microscopico. I tardigradi, detti anche orsetti d'acqua, sono adorabili e minuscole creaturine, con 8 zampette e il muso schiacciato. Sono lunghi meno di un millimetro, eppure, malgrado siano microscopici, possono sopravvivere davvero dovunque. Di solito li si trova nel muschio o nei fondali dei laghi, ma si trovano a loro agio letteralmente dappertutto, anche nelle condizioni più estreme ed ostili. Resistono al caldo e al freddo estremo e a livelli di pressione o radiazioni intollerabili per chiunque altro.
alcuni tardigradi sono riusciti a sopravvivere persino nello spazio fino a 10 giorni senza difficoltà. Tipetti tosti! Ci riescono disidratandosi e ibernandosi a piacimento, quasi spegnendo le funzioni vitali ogni volta che cibo e ossigeno scarseggiano. La Terra è più calda quando si trova più lontana dal Sole. Nel mese di luglio la Terra si trova a circa 151 milioni di chilometri dal Sole e la sua temperatura media è di circa 2,3 gradi più calda rispetto al mese di gennaio, quando la Terra è a 5 milioni di chilometri più vicina al Sole. Ciò è dovuto al fatto che nell'emisfero boreale c'è più terraferma rispetto all'emisfero australe e la terraferma si riscalda maggiormente rispetto all'acqua. Quindi a luglio, quando nell'emisfero nord è estate, il pianeta assorbe più calore e perciò la sua temperatura media è più alta, malgrado si trovi tecnicamente più lontano dal Sole. Quasi tutto l'oro che esiste sulla Terra è irraggiungibile. Il 99% dell'oro che esiste sul pianeta, già miliardi di anni fa, finì attirato in profondità dal ferro nel nucleo terrestre. Stiamo parlando di decine di miliardi di tonnellate di oro sepolte laggiù. Quanto basterebbe per ricoprire l'intera superficie del pianeta di almeno mezzo metro d'oro? E se non fosse stato per gli impatti con i meteoriti, l'oro non sarebbe mai risalito fino alla crosta terrestre, o sarebbe comunque molto più raro. Si può attraversare la Terra dall'interno. Se qualcuno scavasse un tunnel dritto verso il centro del pianeta fino ad uscire dall'estremità opposta, farebbe un viaggio bello avventuroso della durata di circa 42 minuti da un capo all'altro del tunnel. Cadendo, accelererebbe fino alla velocità massima una volta raggiunto il centro della Terra. Da lì in poi cadrebbe, per così dire, all'insù, e quindi la velocità diminuirebbe. Raggiunta l'uscita, in superficie, la velocità sarebbe ormai pari a zero. Quindi sbrigati ad uscire dal tunnel, altrimenti comincerai a cadere di nuovo in senso inverso fino al punto di partenza. Sarebbe un viaggio interminabile grazie alle curiose proprietà della forza di gravità. L'essere vivente più grande sulla Terra è un fungo. Il singolo essere vivente più grande del mondo è, pensa un po', un fungo che si trova negli USA, in Oregon. Per la precisione, il fungo si trova nel Parco Nazionale di Malheur e ricopre un'area di ben 9,6 km quadrati. Si stima che abbia un'età di almeno 8500 anni. Non che ci sia tanto da vedere, però, gran parte del fungo si estende sottoterra. Si tratta in realtà di diversi esemplari, tutti fusi e interconnessi tra loro, e diventati una sorta di enorme organismo collettivo. Ecco perché è così grande. Se potessimo raccogliere tutto quell'enorme fungo in un'unica grande palla, peserebbe qualcosa come 31.000 tonnellate, più o meno quanto 200 balene grigie adulte, che però non mangiano i funghi. C'è un sole anche sotto i nostri piedi. Gli scienziati hanno calcolato che il nucleo terrestre è caldo quanto la superficie del sole, circa 6.000 gradi centigradi. Uno dei motivi per cui il nostro nucleo è così caldo è dovuto all'età della Terra. È un pianeta ancora giovane e non ha ancora finito di raffreddarsi del tutto dopo miliardi di anni. Inoltre, un'antichissima collisione con un corpo celeste grande quanto Marte creò non solo la Luna, a quanto pare, ma fuse gran parte della crosta terrestre, andando ad aggiungere altro calore al nucleo. Ma non c'è nulla da temere. È più semplice per noi raggiungere la superficie di Plutone che raggiungere il nucleo del nostro pianeta. Probabilmente, anzi, non saremo mai in grado di sviluppare tecnologie che ci portino fisicamente fino al nucleo terrestre. Fosse facile come mangiare una mela. Ci sono più virus sulla Terra che stelle nel cielo. Sulla Terra esiste qualcosa come un quadrilione di virus diversi. Un numero che supera il totale di stelle che si stima esistano nell'intero universo. Se mettessimo tutti quei virus in una fila, sarebbe lunga 10 milioni di anni luce. Non solo i virus sono incredibilmente numerosi, sono anche in gran parte ancora un mistero. Non si sa se siano davvero esseri viventi, non hanno cellule, non hanno bisogno di nutrirsi, però si riproducono e si evolvono, il che li rende almeno in parte esseri viventi. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta con il lato positivo.